il karma, vediamo il tuo karma in amore. Come sarà, com'è il tuo karma in amore? Hai fatto puttanate? Ne pagherai le conseguenze. Allora, vediamo il Buddha, prima stesa il Buddha. Senza internet siamo persi. Senza, sì, le cabine telefoniche ci sono al museo, Befana. Vediamo la piramide seconda stesa e vediamo la stele terza stesa. Buddha, piramide o stele? Vediamo il tuo karma in amore. Vediamo il tuo karma in amore. E partiamo con il Buddha. Partiamo con il Buddha. Vediamo con il Buddha. Salutiamo Betty Cottage. Buongiorno, karma e sangue freddo. Salutiamo Lilia. Allora, perché hai scelto il Buddha? Il tuo karma in amore, il tuo karma in amore. E comunque oggi senza internet sarebbe un disastro. Io veramente stamattina, che non è che non funzionava internet, ma è lento, fa girare il cazzo. Canva, non so se è un problema di Canva o un problema della connessione che è lenta, ma fa girare i coglioni. E però oggi siamo rimasti in una situazione in cui senza internet ce l'abbiamo nel culo. E nel frattempo iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei miei video, fate una donazione, abbonatevi, barboni! Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Allora, devo essere sincero, un karma abbastanza buono, anche se non totalmente buono, perché abbiamo, diciamo, qualche problema. Abbiamo la morte che rappresenta dei cambiamenti. Diciamo che qualche intoppo nella tua vita sentimentale affettiva arriverà, perché hai un karma che alla fine ti porterà a raggiungere gli obiettivi, a raggiungere i risultati, ovviamente. Però dovrai passare attraverso qualche sofferenza, perché la morte, al contrario, rappresenta le sofferenze, rappresenta delle situazioni negative. Rappresenta delle situazioni negative, quindi ci sarà un percorso, un po' quello che rappresenta la discesa agli inferi, no? Se vi ricordate Dante Alighieri, la discesa agli inferi, perché Dante, qua nel suo viaggio, diciamo, fa un po' il viaggio dell'eroe, no? Che arriva agli inferi. Quindi questo è un punto fondamentale. È importante, quindi, raggiungerai i tuoi obiettivi se saprai attraversare la sofferenza, se saprai attraversare i problemi. Vediamo qualcosa in più dai tarocchi di Marsiglia. Cosa ci dicono in più i tarocchi di Marsiglia? Perché i tarocchi di Marsiglia danno consigli sempre interessanti. Vediamo in più i tarocchi di Marsiglia cosa ci dicono. Cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia? Beh, diciamo che il karma, tra virgolette, no? Che poi il karma rappresenta, sono dei semi karmici. Hai comunque messo dei semi karmici anche a livello sentimentale abbastanza buono, quindi aspettati che le persone ti giudichino bene, ti giudichino come una persona di valore, ti giudichino come una persona interessante. Questo devi tenerlo presente. Hai delle chance, hai delle possibilità di viverti una buona relazione sentimentale affettiva. Il tuo karma non è eccellente, diciamo, ma non è neanche una ciofeca, non è neanche una schifezza. Cerchiamo di qualche informazione aggiuntiva con i tarocchi, cioè scusate, con le sibille di Lenormand, che ci possono portare ancora alcune indicazioni che spero possano essere utili. Le indicazioni delle sibille di Lenormand. Tagliamo e vediamo che ci dicono le sibille di Lenormand. Scegliamo le prime tre carte. Allora, le sibille dicono una sofferenza molto forte, che dovrà attraversare delle sofferenze molto forti, però diciamo abbiamo il 5, il 10 e il 23, quindi sofferenze. Il 5 diciamo che rappresenta l'albero, quindi l'albero è sicuramente un responso positivo,
perché rappresenta la vitalità, insomma, rappresenta anche però talvolta una persona un po' meschina, quindi, e poi però abbiamo i topi che rappresentano delle sofferenze, i topi, il 23, quindi hai la strada in salita perché rappresenta dei tradimenti, dei dispiaceri, quindi magari hai tradito tu e dovrai subire dei tradimenti, insomma. E poi abbiamo il 10, che il 10 anche qua non è che sia il massimo, è la falce, quindi un cambiamento repentino, però rappresenta la fine di un ciclo, una rottura necessaria, una sofferenza e un passaggio. Quindi c'è coerenza in tutto quello che viene detto. Salutiamo Elvira, rappresenta un passaggio che diciamo ti potrà trasmutare da una situazione all'altra. Vediamo qualche consiglio per te da parte dei tarocchi, qualche consiglio per te da parte dei tarocchi Zen. Tagliamo e scegliamo anche qua le prime tre carte. Vediamo qualche consiglio per te da parte dei tarocchi Zen. Che ci dicono i tarocchi Zen? Allora, dovrai guardare al tuo interno. È un percorso profondo di rinascita interiore. Dovrai integrare un po' quelli che sono i tuoi sentimenti e provare a sperimentare, perché non devi abbatterti. Hai le possibilità di viverti situazioni positive, ma il tuo karma, diciamo, è un karma abbastanza faticoso che dovrai superare da questo punto di vista. Questa è per la prima stesa, ma passiamo alla seconda stesa, che è la stesa della piramide. Qual è il tuo karma in amore? Vediamo che ci dice. La stesa della piramide, qual è il tuo karma in amore? E abbiamo intanto, sì, abbiamo sempre, allora, la nostra Roxy, la nostra Grinettina, l'essenza, Lilia e la Betty Cottage e poi tutti gli altri. Vediamo che ci dice per la stesa della piramide, seconda stesa, scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte. Qua un karma di merda. Preparati alla merda più totale, perché abbiamo la torre, la morte e il papa al contrario. Quindi aspettati rotture sentimentali affettive, cambiamenti e tradimenti. Cioè, c'hai un karma di merda. Che cazzo hai combinato tu che hai scelto la pirata? Hai combinato, ne hai combinate più tu che Carlo in Francia. E quindi aspettati, diciamo, aspettati tradimenti, rotture e cambiamenti, il che però, come dire, questo karma potrà essere bruciato e poi, diciamo, andare avanti, no? Non dobbiamo mai fermarci davanti al karma perché possiamo andare avanti, diciamo, possiamo andare avanti. Però aspettati il peggio, diciamo. Una volta che il karma negativo, una volta che esaurito, potrai andare avanti, diciamo. Questo è. Noi siamo gli artefici di quello che succede. E in effetti anche qua abbiamo tutto al contrario, però purtroppo non c'è verso. Abbiamo i sentimenti che se ne vanno. Il cavaliere di coppe che è, come dire, un cavaliere, vorrebbe, magari c'è interesse per una persona che ti perculerà e anche, diciamo, anche questi cinque, diciamo che devi concentrarti sulla tua stabilità economica, questa è la cosa fondamentale. Lascia perdere l'amore che non è il momento buono e concentrati sulla tua stabilità economica che ti potrà dare qualche risultato, diciamo, più soddisfacente, perché l'amore devi prepararti, diciamo, alle corna, alle rotture e al fatto che la persona che ti interessa poi alla fine ti perculerà. Allora, vediamo, queste le carte dicono, vediamo che ci dicono però ovviamente noi possiamo sempre agire per trasformare la realtà. In effetti viene fuori anche qua. Insomma, viene fuori di nuovo la falce, che è il 10. La falce rappresenta, diciamo, cambiamenti repentini, la fine di un ciclo, una rottura necessaria, una sconfitta, dispiacere in amore.
Però poi abbiamo anche, diciamo, il bouquet. Il bouquet rappresenta che se superi questa parte, diciamo, avrai una donna amica, coraggiosa, altruista, socievole, che in qualche modo ti aiuterà. E poi l'albero, che non è male, diciamo, però rappresenta anche talvolta la mancanza di volontà, un po' di pigrizia, un po' di incostanza. Quindi devi imparare a ottenere, a diventare più determinata, diciamo, ma soprattutto concentrarti sui soldi, perché diciamo sui soldi avrai delle chance, delle possibilità. Quindi lascia perdere l'amore e concentrati sulla tua crescita finanziaria, lavorativa, economica. Concentrati sui soldi. Che poi, diciamo, l'amore va e viene, i soldi anche, però, diciamo, come dire, e questo è il momento in cui devi concentrarti sui soldi, non sull'amore. Scegliamo le prime. E l'amore lascia che vada come vada, fottitene. E abbiamo, diciamo, e infatti c'è abbondanza, quindi ti dice, concentrati sul business le cose potranno andare bene, esplora nuove possibilità. E fatti una vita tranquilla, lascia che queste relazioni finiscano, che le persone se ne vadano, perché poi, diciamoci la verità, se una persona se ne va, a te che cazzo te ne deve fregare? Cioè, se una persona chiude, ma che cazzo te ne frega? Ne troverai altre, no? Tutti i pesci stanno a mare, basta buttare i palamiti a mare e qualche cosa si pesca, no? Tu butta il palamito. Butta il palamito a mare e vedrai che, come dire, qualche pesce lo peschi. Non devi avere, diciamo, il timore che mi ha lasciato. E chi se ne fotte? Vediamo la terza stesa, che è la stesa della stele. Vediamo che ci dice la stesa della stele. Vediamo che ci dice la stesa della stele. Vediamo qual è il tuo karma in amore. Per il secondo, che era la piramide, era una merda, ma però ripeto, che cazzo te ne frega in fondo? Tu butta i palamiti a mare e le cose andranno bene. Salutiamo Nadia Blancato, ricordo di iscrivervi al canale, qualcosa viene su, esatto, non dimenticate di palamiti, di buttare i palamiti e qualcosa pescate. Nadia Blancato, iscrivetevi al canale, abbonatevi al canale, fate una donazione al canale. Vediamo che ci viene fuori la terza stesa, quella della stele. Vediamo le prime tre carte. Oh, ma cavolo, questa, la morte viene sempre fuori, eh. Tre ste volte è venuta fuori la morte. E anche il Papa però è venuto dritto e anche la papessa. Beh, qua non è così. Diciamo, ci saranno dei cambiamenti. Ma tutto sommato positivi, incontrerai una persona che potrà essere una persona fedele, il Papa quando esce dritto rappresenta la spiritualità, la fedeltà e anche la passionalità. Quindi diciamo che ci sono delle chance, dei cambiamenti però, cambiamenti, probabilmente quello che tu ti aspettavi non avverrà, ma comunque c'è la possibilità di incontrare una persona fedele con un'elevata spiritualità e che in qualche modo ti potrà portare dei benefici. E soprattutto la passione, perché diciamo, abbiamo la papessa che rappresenta comunque la passione, che rappresenta la passione. E poi vediamo cosa ci dice cosa ci dicono i, diciamo, beh, viene confermata la passione, l'innamorato, quindi la scelta, vivrai una storia d'amore interessante. Molta passione soprattutto, quindi aspettati fuochi e fiamme in camera da letto e anche, insomma, la giusta trasgressione, ma anche la scelta, quindi l'innamorato, quindi anche una relazione sentimentale. Quindi diciamo che a livello karmico hai seminato abbastanza bene e quindi andrai a raccogliere dei frutti che saranno abbastanza positivi. Vediamo cosa ci dice anche l'Enormand, le sibille di Enormand, scegliamo le prime tre. Sibille di Lenormand e sono direi anche in questo caso direi che tutto sommato sono abbastanza positive perché abbiamo sempre l'albero che sta venendo fuori, però abbiamo anche la lettera, abbiamo anche il bouquet, quindi diciamo nel un sistema abbastanza positivo. L'albero abbiamo detto che può rappresentare tante cose, un po' anche la mancanza di volontà, quindi ci devi mettere un po' più volontà. Però poi abbiamo il bouquet che,
rappresenta, diciamo, invece un trionfo, un premio meritato, un evento gioioso, opportunità vantaggiose, ma anche una donna amica, coraggiosa, insomma, rappresenta anche un legame, il matrimonio. Poi abbiamo anche la lettera, il 27, che potrebbe essere una lettera d'amore, in questo caso, da un punto di vista sentimentale affettivo, comunque una persona che vuole comunicare con te, diciamo, qualcosa che attendi che si manifesterà. Quindi direi che in questo caso il karma, diciamo, è benigno, insomma. Per quanto riguarda la piramide non era positivo, però avevi sempre una chance per quanto riguarda il lavoro, che non è male. E vediamo i tarocchi di Zen che ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Allora, quello che viene fuori è non aggrapparti al passato, non vivi le cose, cerca la consapevolezza e non affliggerti. Ecco, questi sono i consigli. Non affliggerti perché le cose andranno bene, andranno per il verso giusto. Bene, questo è per quanto riguarda questa stesa.